Eccoci qui. Allora, cosa voglio farvi vedere? Credo che Non ci siano bisogno di parole. finalmente ho delle. Dei prodotti Mac. Finalmente. Allora, cosa ho preso? Innanzitutto questo. È il Fix Plus, vedete? E serve proprio per fissare il fondotinta, il trucco e soprattutto anche l'ombretto. Rende più vibrante il colore, lo fissa meglio, dura di più. Quindi questo secondo me è un must, proprio bisogna averlo. Poi si può usare, io ho sempre usato anche l'acqua e la glicerina, però non lo so, secondo me vale la pena prenderlo. La confezione è bellissima. Allora, faccio vedere com'è. Così. Bisogna spostare. Così. E lo si spruzza sull'ombretto, cioè non scusate, non sull'ombretto, sul pennello. E poi si applica l'ombretto e si vede la differenza. Tantissimo proprio. Poi, questo mi sembra che costi 16 euro. Non vorrei sbagliare. Sì, 16 euro. Esatto. Poi, una cosa che cercavo da tantissimo e che non trovavo, nessuna profumeria, anche prodotti della Dior, credo che la Dior lo faccia, però non lo trovavo. Non riesco ad aprirlo. Ce la farò. Niente. Riesce ad aprirmelo. Attesa, suspense. Cosa sarà mai? Allora, grazie. Praticamente è l'eyeliner in gel. Questo. Che è fantastico. Proprio spettacolare, davvero. Io ho sempre usato l'eyeliner, sapete, no? Questo della Rimmel. Vedete? E va benissimo anche quello. Secondo me è una scelta. Possono essere usati benissimo l'uno o l'altro. Io però ho voluto prendere questo perché non avendolo mai provato, avevo questa fissazione, ero fissata, lo volevo e quindi dovevo assolutamente averlo. E ho preso quello nero, il black track, sì, ci sono di tutti i colori, ce ne sono tantissimi, anche le confezioni sono proprio, io sono fissata con le confezioni, quindi una cosa può piacermi, ma se la confezione non è carina, sono capace di non comprarlo. Quindi è proprio un disturbo mio. Vedete, molto bello secondo me. Fantastico. Proprio fantastico. Si vede la differenza comunque. Poi, l'ombretto della Let She Say It, della collezione Let She Say It. Non mi ricordo, penso che costi 19 euro. Sì, penso proprio di sì. E come si chiama? Danger Zone. Vedete? Sono questi tre colori. Sono i colori della Pepsi, se non sbaglio. Rosso, argento e nero. Ed è bellissimo. Proprio splendido questo.
Ok. Mettiamola a posto. Qui. Se andate alla Rinascente, se andate alla Coin, trovate i prodotti della MAC. L'unico problema è che una volta che li avete trovati, venir via. Vabbè, poi l'ultima cosa, giusto? Mi hanno regalato questo campione di un pigmento che mi piaceva tantissimo, e per provarlo, per vedere se mi piace, se non mi piace. Penso che si chiami Heritage Rouge, o Meritage Rouge. Ha scritto bene. Vabbè. Comunque i pigmenti, che sono, i loro pigmenti sono fantastici. Proprio rimani a bocca aperta. È un delirio andare da loro perché non sai cosa comprare per prima, no? Ti piace tutto, vorresti tutto, costa tanto e quindi è sempre una frustrazione. Però vabbè, pian piano, adesso che c'è Natale, magari potete farveli regalare. Ok. Va bene. Cos'altro ho comprato che posso farvi vedere? Vabbè, le solite cose che ci sono all'H&M, però quello magari lo faccio vedere la volta che faccio il trucco con tutti i glitter. Così fino ad allora mi rimane il dubbio su che cosa è e cosa non è. E niente, ci vediamo la prossima volta. La prossima volta spero sia domani, e di fare il trucco di Natale e poi quello glitterato e poi tutti gli altri che ho indicato sul canale. Grazie a tutti quelli che si iscrivono, per i messaggi che mi lasciate, per i commenti. Insomma, mi fa molto piacere, li apprezzo tantissimo. Mi dispiace se non posso fare tanti, il fatto di non rispondere ai messaggi, di non rispondere a tutti, di non poter fare tanti tutorial, però questo periodo, la mia vita è un delirio. Quindi appena ho un po' di tempo faccio i tutorial, faccio quello che posso. Grazie. Un bacio a tutte, ciao!